Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. La scorsa volta, dove ho sofferto per non l'amore ma per la sfida contro Dextra, è giunto il momento di andare avanti. Quindi, il risveglio del drago, si entra nel vivo della storia. Figuriamoci se uno può mai stare tranquillo in Yu-Gi-Oh! Il carnevale continuava e Kite visitò suo fratello Hart. Hart, come ti senti? Ho raccolto altri numeri per aiutarti. Prima che te ne accorga ti sentirai molto meglio. Devi solamente resistere. Pensi di potercela fare per me? Fratello, devo andare, ma con quegli occhi. In una sfera di luce, Hart fuggì per le strade della città di Heartland. Apparve davanti a Yuma, nel bel mezzo di una strada molto trafficata. Conosco quel ragazzino, è fratello minore di Kite. Dovremmo riportarlo da Kite e poi rintracciarlo in qualche modo. Sì, ma tu lo sai cosa succederà se Kite ti vede? Ci sarà un battibecco e poi un duello e se perdi, poi... Che dici se ci preoccupiamo di quella parte quando ci arriviamo? Yuma rintracciò Hart e lo seguì fino alla cima di una torre misteriosa. Nella parte superiore della torre, Yuma e Hart furono confrontati da V. Chi sei? Un amico di Hart. Io sono qui per aiutarti, non è vero, Hart? Hart sarà perfettamente al sicuro con me. Non preoccupatevi. Andiamo. Dopo che Hart fu catturato da V, Yuma dovette fare squadra con Kite per trovarlo. Non è un amico se lo cattura. Dimmi dove si trova Hart. Il tizio che hai inviato è venuto con un elicottero e si è preso tuo fratello. Non ho inviato nessuno. Quindi non era un tuo amico? Hart non sta bene. Che era chiaro. Spero di trovarlo presto. Ti aiuterò. Questo è il mio problema, non il tuo. Ho fatto una promessa a Hart, voglio riunirvi. Finalmente rintracciarono V e Hart. V era con i suoi due fratelli. Ah, ok, perché è 5, giusto. Con i suoi fratelli 5. Vabbè, non lo so, 5. Era con i suoi due fratelli 4 e 3. Ecco Kite l'infame, quale onore. Ehi, è 4. Voi siete quelli che hanno preso il mio fratello? Dove si trova? Rilassati, noi gli abbiamo fatto niente. Almeno non ancora. Quale faccia distorta. Che cosa vuoi dire? Quando abbiamo finito ti daremo Hart, o quello che ne rimarrà. Mi schiaccerò. Fate uscire mio fratello da qui. Mi piacerebbe vederti provare. Sri, rimuovi questo idiota per me. Rimuovi? Con piacere, duelliamo. Ma che tipo era quello? Cioè, più sale di livello, più sono alti e anziani. Dovrebbe essere il contrario, comunque. Ah, c'ha l'occhio diverso, figo. Eterocromia? Può essere. A caso. A secondo. Oh, meno male. Ci ho azzeccato. Pur andando in maniera casuale, dai. Fammi fare una bella lotta. Almeno un mostro. Almeno uno. Cronomalia, tavoletta, di che? Ma sì, iniziamo così. Ma mischia. Smazza tutto, smazza. E via. Che cos'era quella? Non conosco. Ah, spada rivelatrice, buono. Tutti i mostri con anomalia che controlli guadagnano 800 attacco. Zero galattico non è male. Santuario fotonico? Ok, iniziamo facendo qualcosina. Allora, la evoco. E posso subito sacrificarla? Aggiungi alla tua mano, dal tuo deck, una carta designata. Ok. Wow, drago fotonico. Scelgo Cavaliere Galattico. Mi sembra la soluzione migliore. Ok, a questo punto attivo... No, dov'è? Qua, Zero Galattico, perché in questa maniera mi riprendo dal cimitero Stregone Galattico. Ok, mettiamolo qui. E dato che comunque sia ora ho lo Stregone Galattico qui, attivo sempre Spada Rivelatrice, che blocca il suo attacco per diversi turni, per 3 turni almeno. Termino il turno? Sì, perché tanto anche usassi santuario fotonico non potrei comunque utilizzare i mostri segnamostri, quindi né per attaccare né per evocazione sincro, quindi sti cavoli. Ah, la fa. La fa, va bene. Numero 6, Cronomalia Atlantis 2006. Va bene. A questo punto, Cavaliere Galattico, perché tanto... Vuoi seguire un'evocazione senza offrire nessun tributo? Sì. Mi pare anche ovvio. 2008.
Perde 1000 di attacco fino alla fine di questo turno. Quindi, per il momento, metterei questa in difesa comunque. Ma che ho nell'extra deck? Neo Drago Fotonico Occhi Galattici. Beh, però comunque sia guadagna un bel attacco, quindi... Ok, gioca in difesa. Io comunque ho una carta forte dalla mia parte. Richiamo del posseduto? Sì. La mettiamo qui. Accelerare non mi serve a nulla. Battle phase, attacchiamo ovviamente. Zarola, questa è più forte. Che c'è sta carta del cavolo che è continua. Vabbè, andiamo. Almeno qualcosa ho fatto. Devo trovare un modo per distruggere quella. So come fare. Perfetto. Volevo farlo in maniera diversa, ma è andata bene anche così. Cosa? Oh. Ah, 3 mostri di livello 8? E allora devo farlo. No, perde l'effetto, perde? Ah, non può attivare i suoi effetti. Vabbè. Intanto attacco, gli distruggo queste coperte. Ti prego distruggimi questa, te ne prego. Vabbè, anche lo fa, però potrei comunque sia recuperare. Se però mi distrugge questa. Perché c'ho in mente una cosa. E... No! Dannazione. Che roba è? Ok, lo evoca così. No. E che cavolo è mo? Babilonia. Oddio, che fa? Evoca specialmente, ma... Cioè, puoi bandire un mostro dal cimitero, cronomalia, ed evocare specialmente un mostro con lo stesso livello. Santo cielo. Metto forza riflessa coperta. No, ok, cristallo. Questa, vabbè, eh. Finisco il turno. Ho forza riflessa coperta. Sacrifica. Ok. Vabbè, vabbè. Vai. Vadi. Vabbè, sì. Vuole fare l'overkill, no? Ma prego, vadi pure. Sì! Apriti cielo! 2, 3, 4, 5 e 6. Vai a quel paese. Vai. Qui. Oh. E mo chi te li toglie 5600, eh? Pezzente. Toh. Vai qua. Ush, baby. Come godo. Dai, fatti sotto. Ah, è vero, può scartare per evocare lo stesso livello. Oh, cosa? Ok, ma se non controlla nessuna carta può evocarla specialmente. Oh, caspita. È vero, può averne ancora. Oh, cavoli. Machumek, che è? 2004. Ah, però guadagno l'attacco. Madonna, che rabbia. Sto valutando. Perché lui mi attacca quella più forte, mi attacca, vero? Se io lo riportassi in vita con 0 galattico. Allora, sto ragionando un attimo, perché è importante. Posso usare o richiamo del posseduto o 0 galattico per riportarlo in vita subito. Però, lui mi attacca questa ora. Quindi potrei comunque posizionare richiamo... E poi con 0 galattico riportarmi in vita lui e lui. Poi se lui mi attacca questa carta viene distrutta 0 galattico. Non so però se posso attivare poi gli effetti. Sta tutto lì il problema. Vabbè. Andiamo, vediamo come va. Accidenti. Vabbè.
Abbiamo capito. Sì. Ah, però mo c'è una 3, attacca comunque, attacca. Al diavolo. È inutile, mi ha attaccato comunque. Ah, devo pensare. Ah, spedizione galattica. Allora, calma. Io però devo sapere se nel deck ho un altro di quei mostri che mi servono. Ci provo. Allora, zero galattico. Potrebbe non essere tutto perduto. Mettiamo in catena, sì, anche questa. E evochiamo... No, Cavaliere Galattico. Sì, tutte e due. Ok. E qui. Bene. Ora... spedizione galattica, via. Dato che controllo almeno un mostro di livello 5. Cavaliere galattico, vieni qua. Vieni qua, bellissimo. E ora vai, Neo Drago Fotonico Occhi Galattici. Mamma mia, che nome. Appari, potente drago fotonico. Voglio l'animazione. Se non c'è l'animazione mi arrabbio. Ma come no? Ma per favore. Ah, abbiamo un bel 2006. Quindi distruggiamo questa. Ma voglio vedere che combina contro 4500. Fa così il culetto, si stringe? Oddio, l'effetto non sarebbe male se potessi usarlo. Beh, non posso usarlo perché il nostro amico qui non ha materiali da staccare. Ok, sai che c'è. Chi c'ho qua? Qualcuno con... attaccare niente, mamma mia. Via. Non ho niente del cimitero con cui poter attaccare. Vabbè, mo non finisce più però. Mo ci voglio ridere, mo. Accidenti. Ok, ho distrutto un altro mostro. Sapete cosa? La faccio, va. Vieni qua. Vieni qua e attivo l'effetto. Allora. Ok, aggiungi dalla tua mano al tuo deck. Dal tuo deck alla tua mano. Dunque, scelgo spedizione galattica. Mi sembra la scelta migliore da fare ora. E a posto. Vado così. Bene. Bene, bene, bene. Perfetto. No, fermi così. Ah, è vero! Perché non conta come livello l'Xyz. Vabbè, attacco. Ok. Sto cercando di liberarmi delle altre carte, perché se questa qua può attivare l'effetto fino a che non scoppia. Fino a che ha carte del suo tipo, Cronomalia, può rievocarla quanto vuole. Cesare Fotonico? Ok. Allora, gioco Stregone Galattico coperto in posizione di difesa e attacco finalmente questa. Ora, non ha niente. Potrebbe finire il prossimo turno? Non credo. A meno che... Finisce il prossimo turno. Bene, è fatta. Perfetto, allora, scopriamo. Bene, stregone galattico, attiviamo richiamo The Possessed e ci prendiamo un altro stregone galattico. Mettiamolo qui. Ed evoco Cesare Fotonico, finalmente, così possiamo sacrificare sti due e finire finalmente anche questo duello. Che ha preso più tempo di quanto mi aspettassi, probabilmente anche oggi ne farò due. Ma almeno ragazzi sto... Cioè, vi sto...
facendo più elaborati video riguardo Yu-Gi-Oh! Non mi interessa quanti episodi viene alla fine, tanto sto oltre i 30 oramai. Arriverò tardi a V-Reigns e a Arc V, o 5 come si dice, poi me lo studierò. Però almeno faccio una cosa un pochino più pulita. Ce l'abbiamo fatta, Kite! Sei finito? Dov'è mio fratello? Mi dispiace, d'improvviso non mi ricordo. Ma tu, tuo fratello è proprio qui. E io mi ricordo di te, tu sei il tipo che era nella torre. 5, lo conosci anche tu? Sì, una volta era il mio insegnante. Ma è stato molto tempo fa. Ci avrai 15 anni. Devi sapere che dopo di tutto quello che ha sopportato gli è rimasta poca forza, ma ha scelto di darla a te. Ti ha dato tutto ciò che aveva per darti la possibilità di evocare il Neo Drago Fotonico Occhi Galattici. Vuoi dire che è privo di sensi per colpa mia? Hai un sacco di spiegazioni da dare, amico. Inizia a parlare. Sei persistente come tuo padre. Eh? Cosa ne sai di mio padre? Tuo padre è vivo, Yuma. Egli è nel mondo astrale. Aspetta un momento! Nemico tosto quello, eh? Ah, ma aveva un occhio diverso solo durante il duello. Ah, perché c'era forse la quella cosa sull'occhio, il visore. Caos cosmico, bene. Le finali del carnevale mondiale di duelli stavano per iniziare. Tutti i concorrenti si stavano preparando. Nella sua stanza, Kite si incontrò con Mr. Heartland. Spero di non interrompere nulla, voglio solo controllare che tutto sia a posto. Sto bene, Heartland. Adesso che così tanti numeri si sono riuniti nella città di Heartland, l'atmosfera si sta scaldando, quindi apprezzo il fatto che tu duelli per me. Io sto duellando per Art, non per te, capisci? Art, io, che importa? Basta che prendi tutti i numeri, questo è ciò che conta. Poco dopo iniziarono le fasi finali. Dextra affrontò Vetrix per proteggere Kite. Vetrix utilizzò il carnevale mondiale di duelli per vendicarsi di Dr. Faker. Ah, Dr. Faker. Vetrix, non so qual è il tuo obiettivo in questo torneo, ma non ti lascerò duellare Kite. Perché ti importa così tanto di quello che accade a lui? Perché mi preoccupo per lui, ecco perché. Molto commovente. Dextra fu sconfitta e Vetrix utilizzò le sue capacità speciali per rubare i suoi ricordi. Vabbè, lì un refuso ci sta. Nel frattempo, Kite e Yuma finalmente ricevettero le informazioni da V. Da 5, vabbè. Abitudine. È giusto che noi tre ci incontriamo adesso. Il destino chiaramente ci ha riunito. Dimmi dov'è mio padre. Va bene. Prima che io e Kite duelliamo, ti dirò tutto quello che so di tuo padre. Puoi condividere le tue storie un'altra volta. Voglio duellare ora. Puoi aspettare, questa storia interessa pure a te. Che brutto, pure a te. Forse ti aiuterà a capire le azioni della mia famiglia, su perché stiamo competendo nel carnevale di duelli e perché abbiamo preso come obiettivo Kite e suo fratello Art. La risposta è che loro sono collegati al nostro vero nemico. Cerchiamo la vendetta contro il loro padre, il Dr. Faker. Dr. Faker è il padre di Kite e Art, lo stesso tizio che ha creato Heartland? Tutto iniziò 5 anni fa. Capito? 5, 5. Dr. Faker e mio padre, Byron Arclight, lavoravano insieme in cerca di una porta dimensionale che avrebbe potuto collegare altri mondi. Yuma, loro si sono messi in contatto con tuo padre per aiutarli a localizzare il portale. Con la loro conoscenza combinata, furono in grado di trovare la sua posizione. Immediatamente si diressero lì, ma furono traditi da Dr. Faker. Faker doveva sacrificare 2 anime per aprire il portale, ed è esattamente quello che ha fatto. Mio padre non poteva credere al tradimento di Faker. Quella fu l'ultima volta che qualcuno vide mio padre. Ma un giorno mio padre fece il suo ritorno. Scoprì un modo per viaggiare attraverso spazi interdimensionali fino a quando raggiunse di nuovo questo mondo. Tuttavia c'era un prezzo. La sua immagine iniziò a deformarsi rendendolo irriconoscibile. Mio padre adesso si chiama Vetrix. Wow! Pensavo fosse un ragazzino! È tutta colpa di Faker. Ha tradito mio padre e ho giurato di vendicarmi un giorno. Questo non cambia nulla. Non mi interessa per niente tu, Dr. Faker. Mi interessa solo Art. E pareggiare i conti per quello che hai fatto. Spostati, Yuma! Vai così! Fatti sotto! Weda! Ha il controllo delle piogge, sì, si chiama Weda. Weather, no? Report tra... Oh, primo scelto, maledizione!
Ho premuto senza pensarci. Stavo pensando a Weather Report. Mio Dio, ancora sto deck. Ah. Ok, tocca a me. Dunque, non ho nulla in mano. Save state, rifacciamo? Non esiste save state qui. Mamma mia, che deck pessimo. Non posso evocare nulla. Ok. Va bene, ci sta. Iniziamo così, va bene. Normale. Giusto per difendermi, Mo non è per dire, però. Ecco. Difendiamoci. Giusto? Difendiamoci, sì. Di livello? Oh cavolo. Ma che è? Io dico, magari gioco anche l'altro santuario fotonico. Mi tocca giocarlo, sì, cavolo. Però sono mostri con un potenziale offensivo basso. Non mi piace per niente. Ok, giochiamola anche qui. A meno che non evoca un altro mostro, ma glielo rimando in mano a quel punto. No, vabbè, non lo faccio tornare in mano se evoca un altro. Solo se fa un'evocazione Xyz, che sarebbe pessima se la facesse. Cosa che non credo farà. Cavoli, però. Ma ci picchia. Dunque, evoco stregone galattico. No, no, niente, non serve a nulla. Tocca rifarlo. Cioè, ha evocato di continuo. Io niente, ovviamente. Boh, niente, non so che dire. 5 mostri con attimo. Allora, facciamola bene. Sì, però iniziamo male. Ok, possiamo fare qualcosina allora. Evoco annientatore galattico, fotonico voglio dire. E attacco nonostante poi venga messo in difesa. Vabbè. Dai, che palle però. Niente, lo rievoco con zero galattico e via. La forza riflessa lì non è che ci volesse. Pistola gravitazionale. Che è? 400 attacco. Ok, con pistola gravitazionale il mostro guadagna. Mostro macchina. 400 attacco. Evoco drago galattico. Che però può attaccare solo mostri tipo drago e non può attaccare direttamente. E dato che non posso attaccare con nessuno perché drago galattico ha l'effetto e annientatore fotonico ha zero galattico, mi aspetto il turno dopo e provo a tenerli in vita. Buco nero. Ma io dopo C1 si incazza. Ah, distruttore fotonico. Allora, ok. Deve essere evocato distruttore fotonico specialmente se non controllo nessun altro mostro. E non può essere evocato normalmente o posizionato nonostante le 4 sterline. E non può attaccare se controllo altri mostri. E che cacchio. Dai però. Allora. Ma comunque un po' di danni l'ho fatti. Attacco diretto. Carta coperta che mi fa comunque paura. Però vediamo chi ho. Ho annientatore fotonico. La evoco. Non posso attaccare con distruttore fotonico. Ma chi se ne avvantaggerà? Attacco con annientatore. Perfetto. Va in difesa. Va bene. Ma perché ho attaccato con annientatore fotonico? Perché mi serve per il turno dopo da evocare un mostro. Cavaliere galattico. Potevo attaccare e fare più danno con distruttore fotonico? Sì, l'ho fatto o no? Evoco drago fotonico occhi galattici? Sì. Non lo evoco specialmente, ma come evocazione normale, che tanto va bene comunque. Poi gioco spedizione galattica e mi prendo dal deck
un altro drago fotonico viene messo in difesa, ma al turno dopo può attaccare. No, non attivo l'effetto del drago fotonico, fermati, è peggio. Fine del turno. Stavolta sta a mio favore il duello, e ci mancherebbe pure, vorrei ben dire. Guarda come l'ho giocata. Un altro drago fotonico, vabbè, mo non serve, è inutile. Mettiamo in attacco anche l'altro, e via di Battle Phase. Vediamo un po' che ci ha coperto. Insetto mangia uomini, mi sparo. Oppure sparo ai programmatori, che è meglio. E attacchiamo direttamente, meno 3000, ha solo 900 punti salute, punti vita, non punti salute, è diverso. E ci siamo, vorrei ben vedere. Vinto contro 5, spero si chiami 5, se ho sbagliato i nomi ragazzi mi scuserete, mi correggerete voi. Adesso capisco che ci sono cose più potenti della vendetta. In fondo ho sempre saputo che era vero, ma oggi tu mi hai aiutato a ricordare, Kite. All'inizio speravo di poter salvare mio padre, ma Byron Arclight è diventato qualcun altro. Vetrix era ossessionato con il suo desiderio di vendicarsi contro il dottor Faker. Sono stato coinvolto nei suoi piani di vendetta. Sentivo che era mio dovere perché sono suo figlio. Non lo è. Prima dovrò salvare Hart, e poi ho ogni intenzione di confrontare mio padre. E non solo! Farò ciò che tu non sei riuscito a fare! Fermerò la vendetta di Vetrix, così come desideravi. Sei cresciuto forte, Kite. Sono orgoglioso di essere stato il tuo insegnante. Addio, Kite. Addio. Addio sì, perché... Ehi! Due duelli, ma intensi. Sto iniziando a delineare una maniera un po' diversa di giocare a Yu-Gi-Oh! Sto cercando di commentare ogni singola decisione che prendo. Magari due duelli è lo standard per questi episodi. Però se se ne possono fare anche tre quando è il momento, perché no? Ad ogni modo, per il momento vediamo come va. Non siamo neanche a metà storia, quindi manca ancora un bel po'. Magari fare tre duelli, però i video poi verrebbero troppo lunghi. Però io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! In descrizione ovviamente trovate i link che vedete passare anche a schermo. E se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensiero. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!